Il territorio di Matino conserva un notevole patrimonio storico-rupestre di grande importanza archeologica. La presenza dell'uomo in queste zone si attesta già dai tempi più antichi, come dimostrano i reperti individuati all'interno della grotta di Sant'Ermete, posizionata nella periferia meridionale dell'abitato matinese. Durante una campagna di scavi, nella grotta e nelle campagne intorno ad essa, sono state rinvenute importanti emergenze archeologiche, alcune associabili alle comunità neandertaliane. L'invaso fu utilizzato come luogo di culto nel periodo del dominio bizantino, come documentavano i segni di affreschi sulle pareti della grotta, oggi andati purtroppo perduti. Sempre al contesto della tradizione culturale italo-greca si inserisce la grotta di Sant'Eleuterio, posizionata sui declivi dell'omonimo colle. Secondo alcune ipotesi storiche, l'ipogeo si collocava all'interno di un antico complesso monastico bizantino, risalente al X secolo, costituito dalla presenza di una chiesa, dai dormitori dei religiosi e dalle fosse per la raccolta dei frumenti. Dal colle di Sant'Eleuterio si gode di una vista incantevole ed è facile smarrirsi nei colori e nei suoni di questa campagna antica, dove si fanno forti i richiami al passato bizantino della terra salentina.